Questa qui è la sala piccola della struttura, la sala numero 3. È già quasi, la parete è già quasi completa, è stato fatto il primo strato, adesso partiremo con il secondo strato perché sono tre livelli di strati di cartongesso coibentati con un materiale assolutamente naturale, senza formaldeide, perché abbiamo preferito spingere proprio sul benessere degli spettatori. Cioè, noi anche al di là del fatto che noi ci viviamo qui dentro, quindi di conseguenza ci ritorna come salute, è importante anche pensare agli spettatori, per cui abbiamo scelto solo ed esclusivamente materiali naturali. Questa è la sala 3, è la sala più piccola, come si vede. Da progetto ero un po' spaventato all'epoca, perché nel progetto sembrava proprio quasi un budello. Saranno quattro posti per ogni fila, sarà l'unica sala che avrà sedie differenti dagli altri perché sono sedie con maggior comfort, perché abbiamo intenzione di creare un salotto in questa sala. Poi, se ci spostiamo un po' più avanti, la sala numero 3 finirà qui e questo sarà l'accesso per la sala numero 2. La sala numero 2 è una sala di abbastanza capiente, supereremo i 70 posti, quella è la vecchia cabina di proiezione, supereremo i 70 posti e questa qui è praticamente, le strutture murarie sono già complete e niente, non manca la controsoffittatura che verrà montata tra qualche giorno, dopodiché si tratta solo di rifare pavimenti e sedie. Questa è la sala 2, la sala numero 1 che sarà la sala grande è questa che mantiene lo stesso schermo con le stesse dimensioni e quindi dimensioni importanti per quello che sarà. Sono 150 posti, anche qui abbiamo rispettato tutti i canoni, le uscite opposte per la maggior sicurezza. Resterà la pedanina per le conferenze come era già in passato e più o meno ci siamo. Tempi sono previsti per la conclusione dei lavori? Il mio sogno sarebbe riaprire il 20 novembre, perché il 20 novembre il cinema compie 95 anni. Ed è una data importante da rispettare. Quindi l'obiettivo è aprire il 20 novembre. Magari ai profani può sembrare molto indietro il lavoro, però francamente siamo proprio nella fase di montaggio. Poi con i nuovi materiali che si usano adesso è tutto velocissimo. Quindi penso di potercela fare, probabilmente perderemo più tempi, ci vorrà più tempo per le autorizzazioni e le certificazioni che per realizzare l'ultimazione dei lavori.